Beppe Marotta parla di strategia di mercato e interesse per il talento austriaco nel prepartita contro il Salisburgo. L'attesa era nell'aria mentre l'Inter si preparava ad affrontare il Salisburgo in uno scontro cruciale di Champions League. Prima del calcio d'inizio, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha rilasciato un'intervista esclusiva al microfono di Amazon Prime Video, rivelando preziose informazioni sull'approccio del club al mercato e sul suo interesse per i talenti della nazionale austriaca. Iscriviti al canale e metti mi piace al video per non perdere le prossime novità sull'Inter. Marotta ha sottolineato l'importanza di porsi obiettivi precisi e, soprattutto, garantire il passaggio del gruppo in Champions League. Ha sottolineato che la squadra deve affrontare la sfida con fiducia non solo dal punto di vista sportivo, ma anche da quello economico. La stabilità finanziaria è un fattore vitale per il continuo successo del club e questo approccio equilibrato riflette l'impegno dell'Inter verso l'eccellenza in tutti gli aspetti. Interrogato sull'interesse per il giocatore Konaté, Marotta non ha esitato ad esprimere il suo apprezzamento per il talento, ma ha anche fatto luce sulla strategia di mercato dell'Inter. Ha rivelato che Konaté è solo uno dei tanti giovani giocatori che sono nel radar dell'Inter, così come di altri club. Questo approccio che guarda ai talenti diversi, non solo al Salisburgo ma ai club di tutto il mondo, dimostra l'ambizione dell'Inter di garantire che la squadra rimanga forte e competitiva. Le parole di Beppe Marotta non solo fanno luce sui piani dell'Inter, ma sottolineano anche l'importanza di una gestione attenta e strategica in un mercato competitivo. La ricerca di talenti è una parte cruciale del successo a lungo termine e l'Inter sembra determinata a trovare giocatori che possano contribuire alla crescita e al successo del club. Come valuta la strategia di mercato dell'Inter e l'interesse per i giovani talenti? Chi crede possa rafforzare la rosa dell'Inter e aiutare la società a raggiungere i suoi obiettivi? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto.